Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano di Cesare Cremonini che è Poetica. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono La minore. Quindi se questo è il Do dove ci sono i due tasti neri a sinistra, andando indietro, Si è La, questo è La, Do, Mi forma il La minore. Poi avremo il Fa maggiore, quindi La, Sol, Fa andando indietro, Fa, La, Do forma il Fa maggiore. Poi andiamo ancora indietro fino ad arrivare al Do, Mi, Sol che forma il Do maggiore. E poi avremo il Mi maggiore, quindi Do, Re, Mi, Mi, Sol diesis, Si. E la canzone fa così. Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio, che tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di noi. Dimmi dove sei, vorrei parlarti tutte quelle cose che ho mandato già in fumo. Colpa della solitudine, non l'ho mai detto a nessuno tranne che a te. Bene, a questo punto c'è il ritornello che anziché mettere il La minore passa in maggiore, quindi La, Do diesis, Mi, e ci sarà anche l'accordo di Re maggiore, quindi se questo è il Do, Re, Fa diesis, La è il Re maggiore, e poi avremo un accordo in più che è il Fa diesis minore, quindi questo è il Fa. Questo è Fa diesis. Fa diesis, La, Do diesis, forma il Fa diesis. Vi faccio ascoltare. Quindi, tranne che a te, questa sera sei bellissima. Se lo sai, che non è finita, abbracciami. Quando poi e ritorna poi nella strofa mettendo il La minore. Gli accordi rimangono sempre gli stessi e alla fine si alterneranno soltanto il La maggiore e il Re maggiore. Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo. Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo. Anche quando poi saremo stanchi. Così a sfumare. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare proprio gli accordi al pianoforte e la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima!